Ragazzi, non credo che ci facciamo una gara al 100% perché sarebbe un po' troppo lunga. Magari vediamo di farcela al 50%. Però prima di questo vorrei... che ne dite se ci proviamo anche qualche garetta veloce storica? Così, tanto per... Magari ci facciamo un gran premio. Allora, innanzitutto andiamo a vedere. Saluti da Vicenza nel frattempo, eh. Ciao. Ciao Vicenza, ciao Vicenza. Tra le auto classiche, signori, tra le auto classiche ci facciamo una panoramica. Io do un'occhiatina, poi magari se c'è qualcosa che mi intriga, ce le proviamo. Sembra che funzioni? Vabbè, poi rimetto un attimo la schermata di là. Vabbè, facciamoci un giro tanto per vedere come si comporta la macchina. Che è una bella bestiolina, eh. Fatemi sapere anche i volumi dell'audio perché sto sound di sto motore è devastante. No, non lo senti. Ci ho provato. Mi hai messo la curiosità. Scusa, mo che stai con le prove, fammelo sentire un Mo attimo. che? Mo che stai provando, Scusate, fate sentire il sound alla signora che si fa una cultura dei motori. fammelo sentire. Vai. Senza sound è molto difficile guidare. Devo vedere il contagiri perché sennò... Dai, così ti alleni. A fare cosa? A vedere i contagiri. Ma non devo vedere il contagiri, si cambia con le orecchie, non con la vista. Mi dia le cuffie per piacere, mi faccia tornare nel mondo dei... Ok. Vabbè, comunque è molto figa, è molto figa. Questa visuale non so se ci se la possa fare, perché non è che si veda benissimo. Tra l'altro questa qui già aveva il cambio al volante. Va bene, va bene. Torniamo al garage e ci facciamo... Andiamo alle qualifiche. Ah, aspettate che io qua devo mettere un'altra schermata, se no non vedo una cipas. C'è stato qualche cosa? No, Non lo so, non credo. pare di no. A fianco a me c'è il mio avvocato, il commercialista, l'ufficio stampa. Sono tutto io, eh. No, non è vero, nessuno di questi. Signora, signori, signora, signori. Allora, È direttore bello il sound, è di bello. gara. È rumoroso. Andiamo in qualifica, va. È bello che poi io dal vivo, vabbè, lasciamo stare, una volta sono andata a vedere le gare lì. Ragazzi, il gioco esce domani, non posso giocare online. Non ci sarà nessuno se non la stampa che l'ha avuto in anticipo. Al momento siamo ancora nella fase pre-release. Allora, scelta gomme, la dura, perché chi la dura lascia fare. Dai, vediamo un pochino che c'è, anche se effettivamente il Gran Premio del Canada, se
si può superare pochino, eh. C'è da dire che effettivamente adesso per la live sto giocando 1080p, di solito gioco in Quad HD a 60 frame e di solito vado a 144, insomma un po' più di difficoltà anche dal punto di vista tecnico, ma va bene. E in questa settimana, se riesco ragazzi, vi porto anche la recensione del monitor che sto utilizzando. E poi si sta lavorando per cose molto sportiveggianti punto di vista racing game, quindi restate sintonizzati. Io in realtà metterei un attimino il differenziale a 60, però vediamo, vediamo un attimino. Va bene, terzo in qualifica. Sull'anteriore destra, sì, cosa, sì, io te le dico, ti dico, no. Cioè mi possono fare anche la super cazzola, io la leggo perché non capisco un cazzo. Anzi, vi prego, non mi prendete in giro, non mi scrivete stronzate perché io le leggo. No, non le leggere, poi se gli dici così te lo scrivono apposta, no, quindi vabbè. La genialità prima di tutto, leggi solo le sub. No, ok. Allora. Ricorda che la prima curva arriva abbastanza presto, non è strettissima, ma non correre rischi. E fa attenzione alle auto che cercano di tagliarla all'interno. Allora. Aspettate un attimino. Ragazzi, fate i bravi. Non fate perdere tempo. L'assetto vabbè è questo, quindi direi che possiamo partire. Grazie tanto. Pronti signori, questi 5 giri. Ma avvertimento collisione non... Scusate, ma se mi tampinate qua dietro, guarda questi. Occhio. Cerchiamo di... Allora, i primi due vanno a cannone. Cerchiamo un po' di miscela grassa che ce l'abbiamo pure qua. Attenzione. Ok, adesso concentriamoci per il resto della gara. Eravamo già concentrati, buon uomo. Dai, è così. Occhio al muro, non mi schiacci. Attenzione al muro dei campioni, preso. Sì, ma quelli lì davanti, signori, a quanto vanno? Attenzione, anche a questo qui, grande staccata con i freni fumanti. Ok, hai perso una posizione, ma restiamo concentrati. Non è detto. Grande di cattiveria. Molta cattiveria. Grazie a testa bassa. Allora, i primi due vanno veramente a cannone. Dobbiamo un attimino
stare attenti invece a questo qui dietro che è molto sportiveggiante. Sento anche dei botti dietro, secondo me si stanno a scannare. Comunque è spettacolare sta macchina, signori. Bellissima. Eccola. Infatti quelli lì davanti veramente se ne sono andati. Noi qua stiamo... Oddio, non stiamo facendo da tappo però, c'è semplicemente un sacco di gente che va più o meno alla stessa nostra velocità e che può sfruttare la scia. Dai, in realtà non erano quelli che si sportellavano, ma era il nostro fondo dell'auto che splashava. Distacco dall'auto davanti 4,8 secondi. Lo so, ma quelle davanti sono troppo sportiveggianti, buon uomo. Il tuo vantaggio sulla vettura che ti segue aumenta di 5 decimi a giro. Buono, il problema è che con quelle davanti è un po' problematica la situazione. No, mi sa che avevamo messo tutte le macchine uguali però, in linea teorica, no, non vorrei dire una cagata. Dovremmo avere tutti la stessa macchina, se non sbaglio. Dai. Sei all'ultimo giro. Davanti ci sono due McLaren. Come? Davanti ci sono due McLaren. Sì, non ci ho fatto caso. E allora così non vale, signori, scusate. Che fa, fregano? Allora non ci avevo fatto caso io. E adesso vedete, facciamo un po' di pratica, riusciamo ad allungare su quegli altri. Dopo che iniziamo a macinare un pochino. Li abbiamo distanziati. Oppela, oppela. Per vedere. Come? Sì, siamo sul podio. Hai fatto un gran lavoro questo weekend e hai guidato però benissimo. Però vanno più sportiveggianti di noi. I primi tre classificati si avvicinano al podio. Vediamo, e non vediamo. L'emozione. Guarda come oggi siamo in tutina del loro duro lavoro. Mi faccia vedere che auto avevano, mi scusi. Ah, c'avevano quelle del 98, signori. Stanno a fregare allora. Quella del 98 andava più forte. È scritto là, scuderia 1998 McLaren. Va bene, allora niente, stavano a fregare. Stavano a fregare.
Ok. E allora, in realtà questa sera poi abbiamo trovato il modo per non avere problemi di lag. Abbiate pazienza se c'è stato un po' tutta quella tempistica persa. Però per le prossime live, signore, abbiamo risolto. Abbasso un pochino il volume a questo punto, se è troppo alto. E magari ci facciamo un'altra veloce, ci potrebbe stare anche una Ferrarina. Vediamo un attimo. Classica, ci potrebbe stare anche una. No, Ferrari non troppo vecchia però, eh. Questa del 90 poi la proviamo negli eventi. Però che ne so, una Ferrarina a Monza. Ci sta. Ferrari del 2004 a Monza è abbastanza sportiveggiante, signori. Sentiamo un po' di sound che urla. Eh no, quella del 2002 non c'è. Classe singola, sessione breve, tentativo, vabbè, una cosa molto veloce anche qui. A Ale, posto. secondo Ale, io ho una RX 580. Secondo te graficamente lo regge? Non lo so. Onestamente non saprei. Hanground, devi vedere i requisiti che ti dà Steam. Però non lo so, onestamente. Non saprei. Facciamoci un attimo. Vabbè, a Monza magari facciamo un assetto più aggressivo. Giustamente, velocità estrema. E bene così. Giusto per provare, facciamo un mezzo giretto, poi ci facciamo la qualifica e la gara. Madonna, senti qua. Signori, qua i 19.000 giri al minuto del motore si fanno sentire. Dai. Grazie mille a Miki per la sub al canale per il primo mese. Grazie mille Milky, o sbaglio? Che non leggo da qua. Grazie mille, benvenuto tra i subscribers. Lo so, ma adesso sta a fa la Oh gara. merda. Aspetta che se lega la chat succede un No, macello. ti chiedono di alzare un po' il volume del motore, del Ma non gioco. posso. Facciamo un attimo un giro così random, poi ci facciamo le qualifiche. Neanche bene la strada, devo dire. Il V10 non è un tipo di motore? Vero Ale? Eh? Il V10 non è un tipo di motore? Ti provo. Diverso dai Adesso sei nella V2. top 10, I continua. missili. Bravo. Mamma mia, Allora, sono torniamo al troppo garage per pro. piacere, scusi, eh. Aspetta che rialzo un pochino il volume. Tac. Quando la Ferrari era sportiveggiante, oserei dire, dai. Andiamo in qualifica, va. Oddio, dovevamo fare qualche giro in più per allenarci un pochino, però che ce frega, che No, ce Tatum, frega. che cazzo ne so perché si chiamano così? Perché sono AV, abu. ah, vabbè, Tutto molto bene. semplice. Bu, è Vai con le troppo. qualifiche, signori. Pronti, Vabbè, la eh? tipica risposta che avrei dato. Vai. Ecco, pure qua il differenziale è un pochino più basso. Merda.
Ho sbagliato malamente il cordolo. Maledizione. Dobbiamo recuperare assolutamente. Facciamola cantare. Dai, è così. Molto di prepotenza, signore, molto di prepotenza qua. Mamma mia, che spettacolo che è sta macchina. Che spettacolo. Magnifico, sei in pole position. Olè. Ho seguito con attenzione la Formula 1. Solo da quando sto con Ale vedo qualche documentario, qualcosa a riguardo, però... Ho fatto grande pole, tra l'altro più di un secondo più veloce di quell'altro che c'ha la stessa macchina nostra, il signor Kaufman. Va bene, andiamo in gara, signore, andiamo in gara. Vediamo se riusciamo a confermare in questi 5 giri concentrati. Vabbè, skippiamo subito, va. Guarda, con una macchina del genere ci starebbe poi anche una... Vabbè, calcolate che live, se vedo che ve garbano, ci possiamo ricorda fare anche un bel po', quindi... all'interno della pista mentre ti avvicini alla prima curva. Proteggiamo, proteggiamo. Allargati il più possibile, con aggressività, ma senza giocare sporco. Ok. E l'assetto va bene così, Namo. È una parola qua a gestire... Siamo partiti comunque aggressivi. Attenzione alla prima curva. Cerchiamo di prenderci subito la prima posizione. Andiamocene, signori, andiamocene. Concentrati a cannone. Siamo partiti bene. Vai, qua al pelo le dobbiamo fare queste. Tutte di cattiveria. Madonna, è un mostro sta macchina, signore. È troppo spettacolare. E niente, già abbiamo creato il vuoto con questa. Dai, poi ti dà anche belle sensazioni, devo dire, con il volante, nel senso che è molto incollata anche al suolo. Quindi ti spinge a rischiare forse anche troppo. Perché c'è sempre il rischio di andare in testa a coda, soprattutto a queste ultime due curve, però che abbiamo fatto. Dai. Ma veramente molto molto bella.
e mi ci trovo anche abbastanza bene, devo dire. Hai registrato il nuovo miglior tempo. Olè. Quindi, poi si cerca di spingere sempre di più. Qua abbiamo esagerato un po' troppo. Sì, però guarda come ho subito di prendendo. È abbastanza stabile, sì. Ha un'ottima deportanza. Allora, se evitavamo di fare quell'errore alla prima curva, facevo un altro buon giro. Che secondo i due settori li abbiamo fatti bene. Dai. Esatto, Zanna, poi questi anni 50. Molto molto sportivo, sono concentratissimo, signori, abbiate pazienza. Che come ben sapete, chiacchierare porta via tanta concentrazione, quindi adesso nel caso ci fanno un po' di giri concentrati. Sei all'ultimo giro. Dai, 1.21.5 ci sta, è onesto. 1.20. Quanto abbiamo fatto? 1.20.5, sì. Prima di chiudere Ale ci regali un GT a Spa. Aspetta che non... Poi mi dici. Non sento. C'ho troppo sound, troppo sound. Dai, olè. Gran macchinone, sì, signore. Ho sbloccato Ho sbloccato via Scimmel. Yes. Molto bello, molto bello. Diamo il benvenuto sul podio ai piloti. Oggi si sono comportati alla grande in una gara così difficile. Buonanotte, buonanotte. Saluto a chi va, un saluto a chi va. Bella macchina, signori, bella macchina, bella macchina. Sono riuscito a fare 1.22. Va bene, onesto, onesto. Calcolando che gli altri, anche quello con la mia stessa macchina, è stato un po' più lento. Mi trovo bene con quest'auto. Mi trovo bene. Va bene, va bene. Perché non abbiamo preso questa? Perché è un posto. Ah. Andavo io e voi rimanevate a casa. Olè, giustizia è fatta. Scusate. Una a testa, dai. Una a testa. Un attimo.
Allora, un attè, signore, a sti giovani. E in realtà la Formula 1 a due posti l'hanno fatta in alcune occasioni. Mi ricordo che ce l'aveva Häkkinen, che ci andava tra l'altro sulla neve con la moglie. Sì, mi ricordo un documentario dove c'era mica Häkkinen, mitico pilota della McLaren, che stava con quella a due posti con la moglie e lui che derapava sulla neve. Grande pilota pure Häkkinen, signori. Lotte con Schumacher, Häkkinen, Coulthard. C'era Eddie Irvine, È vero, Tatum. comunque. No, il Nürburgring non c'è, signori, perché i tracciati sono quelli 2019, se non erro. Se non erro. Fatemi vedere una cosa per curiosità, eh. Se mettiamo classiche, vabbè, mettiamone una a caso, mo, per dire. Non che ce la facciamo, ne clicco a caso. I tracciati sono comunque quelli del mondiale, giusto per farvi vedere. Cioè, al massimo la versione breve che è quella di alcuni eventi. Però sono questi i circuiti disponibili. Non ci sono i circuiti storici, purtroppo. Quindi non se puede, non se puede. La Tyrrell aveva 6 ruote. Allora, ci possiamo fare un. Allora, Spa la farei al 50%. Il problema è che sono le 11 meno un quarto. Ragazzi, come detto, il gioco ancora non è uscito. Non si può giocare online. Aprono domani i server dell'online. Il 50% è un attimo complicata. Monaco dovrei fare un po' di pratica. Quindi dobbiamo un attimino vedere se facciamo. Però con che macchina la facciamo, tipo Monte Carlo? Grazie mille, Axel. Grazie mille per questo secondo mese di sub. Grazie di cuore, grazie di cuore. Come detto, ci starebbe un 50. Lei, signora, ce la fa un 50% di gara? E che significa? Nel Un 40 minuti? letto sì. No, è qua, mi deve dare del supporto, signora, Dai, se mo vediamo, che mi devo andare a piare il gelatino. Stavo facendo il pari e no. dispari. Ho detto no, ma me ne vado a nanna, evito il gelato. Mo lo devo pigliare. Avanti. E E andiamo con dai. una. Ringraziate me, nel Eh beh, caso sì. dovesse fare la 50% qua, che cazzo. Allora. Vabbè, di auto possiamo scegliere randomicamente, cioè nel senso, se ci facciamo un 25%, sì, un 25, 50% a Spa è bella lunga però, eh. Grazie mille Fabio, grazie mille a Fabio per la sub al canale per il primo mese, grazie mille, benvenuto tra i subscribers, grazie mille, grazie mille. Vabbè, poi comunque ragazzi ce ne rifaremo tante, don't worry, ce ne rifaremo tante di live, se vi garbano ce ne facciamo altre, anche con le storiche, eccetera, eccetera. Dai, proviamo Charles, signori, che dite? Un Charles Leclerc? Calcolando che faremo ben poche prove e calcolando che farò dei danni, cioè non è che andiamo a lottare per la prima posizione qua con C'è Beppe, Leclerc, Ale. eh? Grazie mille, Beppe, grazie di cuore per questo terzo mese di sub. Grazie mille. Poi vediamo, eh. Vabbè che ci abbiamo pure il rewind se succede qualche danno, però. Facciamo sempre tentativo unico qua, 50% signori, è bella tosta, eh. Per quello è tanto, è tanto. Vabbè, vediamo che ci esce. Aspetta, però fatemi mettere almeno meteo sereno perché sennò, signori, famo una brutta fine. Ok. No, ma poi ragazzi, non vi preoccupate perché proveremo anche altre auto durante altre live. Cioè, questa è la prima di diverse live. Perché se ve garba, signori, possiamo farcene diversi. Vedo un po' come va, se vi interessa.
stanno per iniziare le prove libere su una delle piste più imprevedibili del panorama mondiale. Vabbè, andiamo subito a farci... qua per quanto riguarda l'assetto, signori, io farei... Proviamo velocità massima elevata perché ci serve anche una certa deportanza per le curve. Se mettiamo velocità massima estrema mi sa che... Potremmo rischiare un po' troppo. Potremmo rischiare un po' troppo. Proviamo a farci un giro. Cioè, signori, quanto è brutto passare dalla Ferrari del 2004 alla Ferrari del 2019. Con quale sound della Peg Perego? Il sound della periferica. Aspetta. Se no mi schianto male. Facciamo giusto un po' di prove libere. Tanto per capire se regge o meno. Poi magari, vabbè, capite bene che potrei chiacchierare un pochino meno, rispetto magari ai video. Almeno qua nelle prove, che per capire un po' il tracciato. Rischio. E qua è un attimo, signori. Poi ci infrociavamo, cioè ci siamo infrociati male, però non abbiamo distrutto l'auto, è già qualcosa. Qua ci vogliono gli assetti un po' più sportiveggianti, però non è che sia pratico degli assetti, quindi poi quando usciranno sui forum li mettiamo. Vabbè, il giro l'abbiamo fatto, tanto per... Andiamoci a fare le qualifiche, dove faremo una gran brutta fine. E così poi ci facciamo la gara. Magari ci alleniamo piano piano durante la gara per i giri. Grazie mille a Waze per la sottoscrizione al canale per il primo mese. Grazie mille, Waze. Benvenuto tra i subscribers. Passiamo le prime tre posizioni. Grazie di cuore. Verstappen. Come detto, i flashback li lascio, non si sa mai, ho qualche danno. È fattibilissima come cosa. Dai, qualifichiamoci. In modo mediamente decente, eventualmente, se si riesce. Ci proviamo. Cercando di non fare troppi errori. Vabbè, se non c'è la safety car non fa niente, tanto. Basta che non ci spamma la virtual ogni 3x2. Ecco, rispetto a quella del 2004 mi sento molto meno sicuro. Quella del 2004 se la buttavamo qua dentro, signori, bruciava l'asfalto. Rispetto a queste, dai. A parte che si sarebbe sentita solo lei, però.
Ho fatto di nuovo lo stesso errore di prima. Quel cordolo non va preso. Dai, vabbè, con un errore però è andata comunque troppo, forse anche troppo bene, diciamo così. Quarto posto con quell'errore. Le qualifiche sono terminate, quindi rivediamo i primi. Facciamo una cosa. Vettel e Valtteri Bottas. Le qualifiche sono chiuse. La facciamo griglia... una cosa. Signori, metto due puntini in più di difficoltà. 92, dai. Senza esagerare. No, più che altro non vorrei che... cioè, una gara più combattuta, perché sennò se siamo davanti è una rottura di maroni. È meglio... un po' più combattuta. Anche se magari non si vince, nel senso. Situato sulle Ardenne, il circuito di Spa ha ospitato il primo Gran Premio nel 1925. Questa pista storica è una delle preferite da piloti e appassionati. Benvenuti al Gran Premio. Vabbè, devo ancora impratichirmi, ragazzi, come siamo ancora all'inizio. Poi pian piano aumenteremo il livello. Anche in Formula 1 2018 siamo partiti con la difficoltà 80, tipo, e siamo arrivati a 105. Sulla griglia di partenza. Lewis Hamilton parte. Grazie mille Xabaraslot, grazie mille per i 300 bits. Quando affronti la prima curva, perché ci sarà traffico e le macchine saranno molto vicine. E noi saremo paura di usare l'ampia via di fuga se le cose si mettono male. Allora, vediamo la strategia. Ah, ci fa fare una strategia a tre soste. Quinto, dodicesimo. Ah. Vabbè, io lascio questa, vedo solamente 22 giri, benzina la mettiamo per facciamo per 4 giri. Siamo un po' più pesanti, ma ci potrebbe stare. Dai, proviamo, signori, proviamo. Secondo me pronostico è cercare di arrivare. Arriva quinto. Senti come parte l'aspirapolvere, signori. Allora, dobbiamo stare cauti perché comunque abbiamo anche i danni, nel senso, i danni e non abbiamo i controlli, quindi... ora cerchiamo pian piano di controllare anche... attenzione a Eau Rouge, dove la mamma... ecco, l'obiettivo di arrivare ce lo siamo giocati. Signori, ma sono degli assassini. Rivediamo. Ma guarda quelli là davanti. Guarda come zigzagano e si inchiodano. Dai. Signori, e che cos'è? Come funziona qua? Scusa, posso... no, che cazzo fa? Nanna? E che cos'è? Vabbè, usiamo un attimo il frame, ma ripartiamo. Cioè, nel senso... ma sono degli assassini. Perché giustamente poi vedi quelli che inchiodano, tu che fai? Inchiodi pure tu. Il problema è che qua se inchiodi succede un macello. Piano. Attenzione alla Red Bull qui di lato. Attenzione, Eau Rouge in due. Ci si prova. Occhio, maledetto. Signori, qui sono estremamente aggressivi, eh. Non le mandano a dire. Ora riprendiamo un attimino di concentrazione e andiamo a ribeccare quelli lì davanti eventualmente, se fattibile. La partenza era ok. Mica tanto. Attenzione ai possibili. Abbiamo rischiato la vita, Eau Rouge.
sa che si sente la pesantezza della benzina, perché rispetto alle prove non è che si regge tanto, eh. Saranno anche gli pneumatici freddi effettivamente, però mo li andiamo a riprendere, signori, mo li andiamo a riprendere, dai. Aggressivi. Aspetta che è aggressivo pure Verstappen qua dietro, eh. Occhio a Max. Oppela. Si è bloccata la webcam, mi sa di sì. Aspettate, eh. Momento. Datemi un attimo che... Evidentemente sì, la cam del volante si è impastata. Se riesco a... Tacchete. Tacchete. Ci siamo? Vediamo. Yes. Ok. Attimino, eh. Olè. Grazie per l'aggiornamento, signore. No, non tuo. Pronti? Supporti tecnico tattici. No, adesso non ti sento, mi scusi. Attenzione che qua Max ci svernicia male, ci togliamo dalla traiettoria. Sempre molto aggressivi. Vediamo se riusciamo a prendere un attimino di ritmo, signori. Esatto. Ciao Zanna. Hartson penso in settimana. Allora lì davanti sembra che stiano comunque macinando, eh. Non sarà per niente easy. Noi sfruttiamo ancora un po' di miscela grassa. Anche perché poi quando, adesso che sbloccano il DRS, noi saremo nella merda. Perché Max ci svernicerà male. Quelli là se ne andranno. Mi sa che aveva aggiunto due barrette in difficoltà. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme medie. Già siamo pronti alla... Siamo Stai sicuri. Distanziando l'auto alle tue spalle al ritmo di 3 decimi a giro. Cosa? Il gioco esce domani? Sì. Che poi ha detto che monterà le medie. In realtà, secondo quello che avevamo scelto, non dovrebbero montare le medie, però vabbè. Anche perché poi gare più lunghe è sempre difficile mantenere la concentrazione. Si inizia a sentire anche il caldo effettivamente. Nelle prossime live, ragazzi, don't worry che proviamo un sacco di cose, altre auto storiche. Per quanto riguarda le Formula 2, io stavo pensando quasi se, come dicevo,
vedo che queste live vanno bene. Questa prima sembra andar bene nonostante i problemi avuti all'inizio, quindi grazie mille a tutti quanti quelli che sono rimasti. Siamo ancora 800 se non sbaglio. E ci si potrebbe fare anche un campionato qua in live su Twitch, sulle campionato di Formula 2. Quelli lì davanti stanno allungando, mi sembra. Un attimino. Ok, il distacco è 3,7 secondi. Un attimino, se... Dobbiamo affondare, signori, dobbiamo affondare, Anche se quelli là non hanno intenzione di mollare per niente. Noi qua abbassiamo l'erz perché se non ci arriviamo alla fine. No ragazzi, queste sono auto turbo, non sono... Crediamo che tra pochissimo perderai aderenza. Per quale motivo questa cosa? Ma che fa, me porti sfiga? Gratis? Come detto, queste sono auto turbo, non sono le a Ferrari che abbiamo provato prima, che devi tirare le marce fino ai 20.000 giri. Ecco, quel cordo lo devo evitarlo, perché sennò ci rigiriamo un'altra volta. Attenzione a Max che continua ad essere molto aggressivo qui dietro. Si è avvicinato tantissimo. È tempo di entrare nei box. Completa il giro nel minor tempo possibile. Ci proviamo. Stando attenti a Max che adesso sicuramente ci andrà a sverniciare. Bandiera verde. Dai. Tedeschi, ma anche qualcosa di bestemmioso uscirebbe. Ricciardo si è ritirato. Una Renault in meno. Queste live le abbiamo fatte sul secondo canale? Sì. Per favore riduci l'erogazione delle RS. Abbiamo bisogno di caricare la batteria. Ce l'abbiamo messa su media, poi magari la abbassiamo ancora un po' adesso che rientriamo al box. Approfittiamo. Io ho aumentato un paio di tacche di difficoltà perché ho visto che dopo le qualifiche abbiamo fatto una buona qualifica anche con l'errore. Ricordatene quando ti avvicini. Sembrava strano, cioè no strano, però per rendere la cosa un po' più complicata. Però qua abbiamo solo Max qua dietro, quelli là davanti non li riusciamo a beccare, maledizione. Piano, dai, benzina mettiamo normale, cioè miscela. Solo noi siamo rientrati? Bene così. Vai. Ma non doveva fare Dusoft? Vabbè. Vediamo. Abbiamo ancora una sosta da fare. Hanno messo... sosta prevista. No, quindi hanno ricambiato come gli pare. Vabbè. Ci sta.
occhio che adesso abbiamo le medie e fredde. Attenzione. Adagio, adagio. Poi faremo l'ultima parte di gara con le soft di nuovo. Pilota davanti. Sainz è davanti a te. Il distacco dalla vettura che ti precede è 5,2 secondi. Monta gomme morbide usate. Le sue gomme sono state montate 5 giri fa. Crediamo che gli restino ancora due soste. L'ultimo giro è stato 1 minuto 54,8. Occhio. Verstappen avrà sicuramente fatto un gran girone, però... siamo quasi ribeccati. Dai. Saluto, un saluto a chi va. Piano. Il distacco dalla vettura dietro di te è 4,6 secondi. Devo ancora installare la patch del Day One che uscirà domani. Quindi aspetto domani per dirlo, però quasi mi sembra, a parte i problemi che abbiamo avuto qui in là, però col programma, non con altro. Il distacco dalla vettura davanti è 1,9 secondi. Io riesco comunque a giocare a un quad HD a 104, cioè nel senso più di 60 frame. E l'anno scorso mi sa che non ce la facevo, sempre con lo stesso PC. Quindi in linea teorica dovrebbe essere meglio ottimizzato, però non prendetela con le pinze come affermazione, perché mai direi mai. Ora qua non ci dobbiamo far imbottigliare da Lando Norris e gli altri, in realtà, perché non c'è stato solo lui, se no sicuramente perdiamo la posizione su Max Verstappen che ci tallonava. Sicuramente la perdiamo. Occhio. Allora, in linea teorica, no, non vanno in box. Lando Norris ci tampina un attimino. Maledetto. Piano. Vai qua, sfruttiamo la scia di Nico Hülkenberg. Magari. Ok, a dopo. Buonanotte ragazzi. La carica della batteria è bassa. Diminuendo l'erogazione delle RS possiamo raccogliere più energia. Dai, dai. E vabbè, l'ERS dobbiamo abbassarlo adesso, perché l'ho consumato malamente. Continuiamo a sfruttare la miscela grassa che ci dà un attimino una mano. Secondo me loro hanno un assetto più aggressivo, cioè più, ancora più da velocità, perché vedete che nelle curve in appoggio noi recuperiamo tanto, ma in velocità non riusciamo a starli dietro. Quindi loro hanno puntato su ancora di più sulla velocità massima, che ci sta qua a Spa. Sebastian è rientrato ai box. Però sti curvoni
Vedo che te toglie. Merda, merda. Attenzione, con due ruote sull'erba. Abbiamo preso un rischio clamoroso. Ma dovevamo passare, assolutamente. Seb mi sa che è uscito lì davanti. Il cannone. Occhio. La vettura dietro di te è rientrata per montare gomme medie. Gomme medie nella vettura dietro. Qua devo tenere un po' più basso l'erzo, sennò Stroll si deve ancora fermare. Però non in mezzo alla strada, Lance, per favore. E niente. Aspetta, qua lo dobbiamo superare perché sennò. Ok, va. Se deve toglie però. Non è che possiamo morire male. Sto bastardo. Non c'è spazio a Spa, non c'è spazio qui nel misto. Stiamo prendendo tanti rischi. E togliti dai coglioni. Guarda sto figlio di uno Stroll, proprietario della Force India / Racing Point. Ha resistito in modo clamoroso. Bastardo. E intanto dietro abbiamo Max, che evidentemente ha fatto il suo pit. E quindi significa, la cosa buona è che eravamo riusciti prima di lui nel pit. Però abbiamo perso troppo tempo dietro a quel maledetto Stroll. Se no potevamo stare molto più vicini a Valtteri Bottas qui davanti. Niente, qua c'è svernicia male. Forse no. Forse no. Dobbiamo tenere duro, signori. Approfittiamo magari delle gomme un po' fredde di Valtteri Bottas per provare ad avvicinarci. Scese prova. Aia. Non ne rischi. Che poi c'è sta sto Max che ci mette tutta sta pressione addosso. Anche perché stiamo finendo anche la miscela in eccesso, quindi poi con la miscela normale è finita. Cioè nel senso, andiamo un po' più lentini. Vai, vai. Siamo un po' sotto pressione con Max qui dietro. Devo avvicinarmi un po' di più a Valtteri Bottas qui davanti, ma non è per niente facile. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme medie. Ma come gomme medie? Ma che cazzo dici? Ma quanti pit stop mi fa fare? Devi mettere soft, non le medie. Vabbè, poi controllo. Ma perché le medie un'altra volta? Due. Era diverso quello che ci avevano detto all'inizio, che era soft, soft, medie. Mo sono soft, medie, medie. Buh. Non lo so, mi fido del team. Che ve devo dire?
Ma all'inizio la strategia che avevamo visto era su soft e poi nel finale medio. Riduci l'erogazione delle RS. È vero, abbiamo lasciato sorpasso qua, ma per distanziarci un po' da Verstappen, che invece non si schioda. La riserva di carburante in eccedenza si sta esaurendo. Presto dovrei ridurre i giri del motore. Merda. No, merda. No, aspetta, porca puttana, stavo vedendo la schermata della mamma. Scusate. No, qua lo uso, sti cazzi. Aspetta un attimo che sto a vedere la schermata della chat qua. Ferma sto cazzo di coso. Ok. Maledizione. In realtà non so quando ci farà fermare. Quindi il distacco dal tuo compagno avanti a te è 11,3 secondi. Eccola. Vabbè. Lui sta andando a cannone. Possiamo aumentare un pochino sul rettilineo. Distacco dall'auto davanti 2,2 secondi. Ma Bottas va a un ottimo ritmo anche lui. Sì, le posizioni bene o male sono rimaste queste. C'è sempre Vettel in testa, che è un buon vantaggio su Hamilton, che è un buon vantaggio su Bottas, che è un buon vantaggio su di noi. E noi non abbiamo un buon vantaggio su Verstappen, e quello è il problema. E poi immagino a questo punto anche gli altri facciano la stessa strategia. Ora puoi rientrare ai box. C'è una cosa, vediamo un attimo le gomme. Ma le gomme non stanno in realtà così male, per quanto insomma. Però siamo al 13° giro. Dipende che strategia vuole fare, calcolando il modo di mettere questa. Allora. Ci ha fatto fare pochi giri con questi pneumatici, ci sta rimettendo quelli là. Allora, magari non ci fermiamo a questo, però al prossimo conviene fermarsi, perché comunque non so la finestra quanti giri la tenga aperta, un paio. Sì, ogni tanto un'occhiata alla strada ce la diamo, dopo ogni tanto, però. Ricorda di rientrare ai box a questo giro. No, famo più tardi, giovane. Attenzione a Max che si sta inserendo. Non mi dà una botta che te sparo in testa. In amicizia sempre. Tiriamo la settima là, perché sennò tiriamo anche un altro giro.
Se riusciamo, dipende, se arriviamo al sedicesimo giro possiamo mettere le soft, se no non ce la facciamo. Il fatto è che non so se riusciamo a fare altri tre giri con queste, perché sarebbe il quattordicesimo, quindicesimo e sedicesimo giro. Ok, il distacco è 3,4 secondi. Con queste gomme che si stanno al 20%, però effettivamente non è che reggano tantissimo apparentemente, però vediamo. Aspettiamo un altro po'. La miscela già abbiamo la standard, poi la recuperiamo più avanti, anche semplicemente alzando un pochino il piede dall'acceleratore, non per forza mettendo miscela magra, guidando un po' più morbidi, diciamo così. Proviamo intanto a prepararci per le soft eventualmente, non adesso però. Ci fermiamo al, se riusciamo, un po' più avanti. Qua sfruttiamo un po' di hertz che ci siamo mantenuti durante il giro. Se rientriamo adesso secondo me è troppo presto, poi non ce la facciamo a sfruttarle per bene. Nel misto lo riusciamo a tenere dietro Max, poi strano perché comunque la Red Bull ha comunque un buon carico. Precede 3,4 secondi. Bottas lì davanti va forte. Poi mi sa che un po' di miscela magra mi sa che la dobbiamo mettere, perché stiamo tirando in realtà tanto le marce, quindi un attimo, sto cercando di spostare sto cazzo de cavolo, mi sta da fastidio. Mi si intreccia quando accelero e stacco bene, qualcosa. Bene, dobbiamo raccogliere un po' di energia. Riduci l'erogazione delle RS. Dai. Grazie mille Ruannon, grazie mille per questo momento. Ventesimo mese in totale, decimo consecutivo se non sbaglio, non mi vorrei sfrantumare, però grazie mille. Inizierai a sentire i sintomi del logorio delle gomme. Per ora non dovrebbero esserci problemi, ma ti accorgerai di avere meno aderenza. No, ma in linea teorica le gomme un pochino stanno morendo, ma possono ancora farcela. Forse anche un altro giro. Poi sfruttiamo. Anche se, oddio, se riusciamo adesso, 17... 4, 5, 6, non lo so se 6 giri
ce la potrebbero fare anche in realtà. Direi di sì. Così lo sfruttiamo un po' di più. Ok, togliamo questo. Togliamo miscela magra. Togliamo sto cazzo di cavo qua. Vai, vai, dai, vai. Comunque consuma molta più benzina quando entriamo in box in generale. La strategia però di gara è completa. Adesso devi finire la corsa con queste gomme. Va bene. Vediamo gli altri se tirano fino alla fine o se hanno la nostra stessa strategia. Ma che grassa, perché io concentrati adesso, concentrati, sperando che questi non ci facciano perdere tempo, però magari guarda la strada. Abbiamo carburante a sufficienza. Meglio. Per altri 5 giri. Perché nel misto guardate quanto recuperiamo sugli altri. Il problema è che non so se ci fanno passare, ma direi di no. Ci dobbiamo inserire noi in modo molto aggressivo, ma non è easy. Ci prova. Madonna, la mamma di Perez. E niente, guarda sto testa di... Dai, sei un figlio di mula, eh. Ok, distanza dal compagno di scuderia 32,0 secondi. Vabbè, ho fatto un pit in più, quindi a Perez e togliti un po' dai coglioni, va. Poi ricordiamoci gli ultimi giri, miscela magra, perché se no ne arriviamo qua. Per forza di cose. Sono veramente aggressivi questi, eh. Si ribellano alla sportiveggianza. A far passare la sportiveggianza questi. Ma che se può fare? Ma dimmi tu. Occhio, andiamo a recuperare anche Pierre Gasly. Anche qui nel misto recuperiamo, ma dobbiamo trovare uno spunto di aggressività tipo questo. Dai, è così. Grande sorpasso qui su Pierre Gasly di cattiveria. Se ne è accorto anche Alex qui. Olè. Wow. Attenzione, abbiamo fatto il giro più veloce, signori. È un giro meno del previsto, lascia fare. Quindi prova a passare al mix 1 e a decelerare. Lascia fare. Famo così, lo recuperiamo in un attimo. La benzina, dico, non gli altri. Max Verstappen davanti a noi, gli altri immagino che non si fermeranno a sto punto, che ne so. No. Abbiamo fatto una strategia del cazzo al muretto, signori. Ma che è? Ma dimmi tu.
calcolando che alla fine Verstappen lo potevamo tenere dietro tranquillamente anche con quelli pneumatici, forse sì, non lo so in realtà, però mo dobbiamo vedere un attimino. Pilota davanti. Verstappen è davanti a te. Il distacco dalla vettura davanti è 12,3 secondi. Monta gomme medie usate. Le sue gomme sono state montate 10 giri fa. L'ultimo giro è stato 1,52,2. Non ce la facciamo perché 1,52 ha fatto, non abbiamo fatto, vabbè, alla fine 1,50, ma col giro veloce che non rifaremo mai più, immagino. Maledizione, dovevamo andare a caccia di Max Verstappen. Basta, attacchiamo un attimo. Abbiamo bilanciato la benzina con l'Hertz, ma adesso dobbiamo recuperare un po' di Hertz. Una puntina. Altro giro veloce. Sì, in realtà forse per tirare fino alla fine con le medie dovevamo tenere un po' di più all'inizio le soft. Oh. No, la miscela va bene così perché consumiamo un po' più del dovuto, quindi la carica della batteria è bassa, diminuendo l'erogazione delle RS possiamo raccogliere più energia. Vai. Adesso si destreggia un po' meglio. Siamo un po' più leggeri, quindi anche un po' più guidabile magari. Vai, vai di cattiveria. Poi arrivo, poi arrivo un attimo. Qua siamo in una fase di ipnosi data dalla concentrazione. Abbiamo carburante a sufficienza per altri due giri. Grazie mille Marge, spero di aver letto bene. Grazie mille per la resub per questo secondo mese. Mancano due giri, signore, che vogliamo fare qua? Quindi il distacco dal tuo compagno avanti a te è 26,4 secondi. Vai, vai. Affondalo, affondalo. Signori, dobbiamo assolutamente andarlo a riprendere. Di cattiveria. Di prepotenza. Dai, dai. Lo vediamo lì davanti. Nel misto dobbiamo fare curve estremamente sportiveggianti. Occhio. Vai, vai qua, vai qua. Falle squagliare ste gomme. Ancora non lo vediamo, nel senso un po' troppo distante effettivamente. Stiamo tirando abbastanza, ma è tosta, signori, è tosta. Ci resta abbastanza carburante per un solo giro. Va bene, quello ci manca. Troppo distante, Max. Sei, vai, vai. Giro. Di cattiveria.
Vai Derz qua. Vai Derz, prepotente. Grazie mille a Zaguzzo per la sottoscrizione al canale. Benvenuto tra i subscribers. Pela. Vai, vai. Dai che lo vediamo. È ancora molto distante, ma... Che fan, ci provi? Ci provi, sì, ci provi. Vai. Così di prepotenza su queste curve in appoggio. Io. Siamo alla fine, signori, troppo distanti. Troppo distanti, va a vincere Sebastian. Per poco. Guarda qua, guarda qua. Oppela. Madonna. Mo' ce fracassavamo contro il muro. Per poco, okay, signori, per poco. Maledizione. Allora, se non ci avesse... A parte la strategia poco sportiveggiante del team... Oggi la Ferrari ha dato una lezione a tutti. Magnifica vittoria. Ma il problema Luca, è stato, secondo me, i piloti che ci hanno rallentato. Penso che oggi la costanza sia stata... Vabbè, stavamo anche rischiando di non arrivare a 20 metri dall'arrivo. E prestazione impeccabile da parte della Ferrari. La storia non inganna e nessun appassionato si stupirà a vederli ancora una volta sul gradino più alto. Perché poi ho fatto quella curva, mi sono messo a vedere la chat, quindi non ho visto che era partita. Allora, Luca Filippi, chi sceglieresti come pilota del giorno? Generalmente mi concentro sui piloti che danno più spettacoli in gara, ma oggi sono rimasto colpito soprattutto da Nico Hülkenberg, che ha guidato senza sbavature dalla prima all'ultima curva. Bene Luca, finisce qui un altro. Ma siamo gli unici stronzi con due soste. Grazie a tutti per averci seguito. Là davanti sì. Alla prossima. Allora, calcolate che nel finale abbiamo fatto anche 1.49.2. L'altro giro più veloce era stato proprio di Max Verstappen. No, non è vero. Di Lewis Hamilton, 1.53. Max Verstappen, il giro più veloce che ha fatto è 1.51.4. Ci mancava un giretto. Con un altro giro l'avremmo beccato. E niente, è andata così. Però spero che vi siate divertiti comunque. L'importante è che vi siate divertiti. È figo anche così, come detto, non è che dobbiamo per forza vincere, però è bello quando la gara è combattuta fino alla fine, Sì, infatti la signora ha gufato la quinta posizione, che cos'è? Allora, ragazzuoli, io direi che per questa sera, per questa live, ci si può salutare anche qui. Mi raccomando, sul canale, andate a vedere la serie per chi magari sta seguendo solamente qui, la live sul canale, c'è la serie su Formula 1 2019 con la carriera. Domani esce il quarto appuntamento. Ci sono anche abbiamo già visto qualcosa della rivalità tra Senna e Prost, nel senso il video di oggi. Questo qui ve lo riporto nei prossimi giorni, forse se riesco anche già domani sul secondo canale. E poi tenetevi aggiornati perché faremo anche qualche altra live. Dai che mi siete garbati, anche perché siamo stati anche in tanti qui in live, quindi mi garba così quando c'è un po' di chiacchierate, un po' di carrozze sportiveggianti. Quindi bene così, domani come detto sul canale, quarto appuntamento con la carriera di Formula 1 2019. Poi per le live ci aggiorniamo, vi faccio sapere sul canale, su Instagram. Comunque vi arrivano anche le notifiche da qui. Dai ragazzi, grazie mille come sempre. Buonanotte a tutti, ci si vede domani sul canale e domani sera in live con altri giochi però. Buonanotte cari, ciao.